Dunque, sindaco, da ieri Piazza Armerina è nella morsa degli incendiari, diversi focolai, diversi punti d'origine e ancora una volta sembra che qualcuno prenda di mira questa città. Che cosa sta succedendo? Prende di mira perché Piazza Armerina ha 500 ettari di bosco che purtroppo non è in grado, come appare anche normale che sia, non è in grado di poter gestire da sola se non con l'aiuto di tutte le autorità che devono essere messe sul campo. E da ieri pomeriggio purtroppo piromani, criminali hanno avviato nuovamente un'azione, un attacco nei confronti del territorio, ma abbiamo saputo che non ha riguardato purtroppo soltanto il territorio di Piazza Armerina, gran parte della provincia di Enna e comunque gran parte delle province siciliane, un po' quello che è successo qualche anno fa, quindi bisognerebbe davvero andare fino in fondo e capire quali sono le vere origini, le vere motivazioni per cui si arriva a ciò. E devo dire, ieri sono partiti circa 5 incendi quasi contemporaneamente, uno dei quali ha coinvolto la zona appunto a ridosso dell'ospedale, quello di Piazza Armerina, e altri in altre contrade, Piano Candilia, Piano Marino, e dove abbiamo dovuto procedere anche all'evacuazione di diverse famiglie. In questo momento sembra, diciamo, la situazione essere sotto controllo, ma in realtà già mi segnalano il ripartire anche purtroppo a causa delle condizioni, il vento, dei focolai che mi auguro, ecco, possano, mantenersi sotto controllo. Ecco, infatti ci troviamo in questo punto non a caso, siamo vicino all'ospedale Chiello di Piazza Armerina e probabilmente è ancora presto per fare una stima dei danni, ma comunque sono ingenti, no? Ci sono sicuramente non al momento, non sono i danni dell'incendio del 2017. Sicuramente alcune aziende agricole hanno subito dei grandissimi danni, delle aziende che insistono in alcune contrade, anche all'interno, diciamo, della zona boschiva. In realtà, come amministrazione comunale avevamo provveduto ad una messa in sicurezza e devo dire, mi dicono in questo momento gli uffici che anche grazie, diciamo, a questa messa in sicurezza di gran parte del bosco o comunque del bosco più vicino alla città siamo riusciti, almeno in questa fase, diciamo, a limitare e a contenere i danni. Ci sono danni anche in aziende Sì, private. un'azienda è stata particolarmente duramente molto, molto colpita, sì, assolutamente sì. Ieri abbiamo fatto un sopralluogo e effettivamente c'erano i capannoni in fumo, in fiamme, bestie che scappavano. E la situazione è Cercherete di critica. stare vicino a queste persone. Assolutamente, ci mancherebbe altro.